nascere, ormai ho perso il conto, li ho visti nascere sia qui, nella mia città, sia in varie altre regioni, in altre città, e li ho visti nascere di tutti i colori, ho visto bambini cinesi, ho visto bambini africani, ho visto bambini afghani, ho visto bimbi, insomma bambini di tutti i colori, anche sudamericani, uno più bello dell'altro, un bambino più bello dell'altro, tutti i bambini tra l'altro sono molto belli, quindi li abbiamo accettati tutti con amore. E anche quando i bambini, non sempre i bambini quando nascono sono perfetti, hanno anche loro a volte delle problematiche, ma sono tutti bellissimi. Queste spigliette hanno un significato. Ognuno di questi mi ricorda il viso di una persona, di una mamma che è passata da me. Io sono un'ostetrica, mi occupo in un ambulatorio di fare i tracciati e di valutare il benessere dei bambini che stanno ancora nella pancia della loro mamma, e valutiamo il loro battito cardiaco, le contrazioni della mamma e i loro movimenti durante questa fase della gravidanza. Le signore sono qui alla fine, dalla 38esima settimana in poi, e fino a quando non partoriscono. Poi ogni tanto ci vengono a trovare e ci fanno vedere il prodotto della loro gravidanza. In questo momento questo bambino si sta muovendo e noi lo dobbiamo cercare. E sentiamo il battito di questo bambino. Io faccio questo lavoro da ormai... mi sono diplomata nel 91. Quindi sono tanti anni, ho perso il conto, non ci penso neanche più quanti anni lo faccio. A volte penso quando arriva la pensione, però poi dico che farò dopo. Non riesco a pensare a cosa farò dopo. Poi scendo.